Siamo pronti? Buono, vai. Allora, cari amici, siamo pronti per la nostra tradizionale rassegna stampa, che questa volta parte sempre dalle notizie che ci vengono dal mondo, filtrate ovviamente dai media italiani. Quindi, ad esempio, abbiamo questo articolo, questo è un articolo di qualche tempo fa, sì, è dell'agosto 2011, ma è molto interessante. Il grande genocida, l'erede diretto di un regime che per 200 anni, 222 anni, è andato avanti con i genocidi, si inventa, hai capito, la prevenzione, hai capito, dei genocidi. Questo 30 anni per risanare il delta del Niger, no? Il delta del Niger. In questo periodo, questo è del 2011, la situazione è ulteriormente peggiorata. Ma questo per dirvi in che mondo noi viviamo. Allora, noi abbiamo qui una considerazione che dobbiamo fare da questo. Anche questo è falso. Perché in parte vero, ma molto poco. Molto poco. Ma in ogni caso è sicuro che questi qui qualcosa stanno facendo. Molto spesso vanno a grattare il culo a certi preti per vedere se nel caso hanno nascosto qualcosa o ci sono delle pulci in più. Allora dobbiamo dirlo. Però ricordiamoci sempre, e questo lo diciamo per il senso di proporzionalità, non perché noi siamo predisposti a abbassare la guardia nei confronti di questa gente. Sappiamo perfettamente chi è questa gente, sappiamo che sono al servizio del Mossad e dell'associazione CIA Mossad, per dire due nomi rappresentativi, perché ad esempio in Israele i servizi segreti ce ne sono a diecine, negli Stati Uniti ce ne sono ugualmente a diecine. Noi, parlando di CIA e parlando di Mossad, intendiamo collettivamente tutta questa gente, che sono abituati a fare queste operazioni, sono anche forti operazioni mediatiche, che però non possono tuttavia nascondere il fatto che soltanto i cristiani rinati, ai quali noi prima o poi, assieme agli ebrei, dovremo rendere conto dei rischi che noi abbiamo, perché in effetti poi il fatto è questo: il pericolo dell'ISIS è stato e continua a essere gonfiato dai media italiani con lo scopo di spaventare la popolazione. Immaginatevi un po' che ieri usa la Cina, bello guaglione. Allora, il feroce Saladino di memoria, cos'era? Era le figure Panini, figurine Panini anche, esattamente. In ultimo. Allora, stanno dicendo che, pensate, se sbarcano a Ostia, col gommone arrivano nel... Nel 848 sono sbarcati, eh? Ma no, altro che sono sbarcati, e forse era meglio se ci rimanevano. Ad esempio, dalle parti mie, a Roma Nord, ci sono tutta una serie di vie che sono dedicate anche quelle al Saraceno, perché poi di tanti che c'erano. Ma lì c'era il ristorante al Saraceno. Siccome che si sono stabiliti lì, piano piano ne è rimasto uno solo, capito? Che era il Saraceno, che era proprietario di tutte quelle terre. La zona si chiamava Saraceno. E certo. Lo so. E ci stavano loro. Quindi immagina. Però voglio anche ricordare che bastava il castello di Ostia per fermare questa gente. Quindi ti immagini adesso se un gommone, capito, di questi facce da stronzi vestiti di nero, crea problemi. Vanno tutti dietro, gli vanno dietro i ragazzini a ridere, gli tirano le uova marce, capito? Ecco, questa è la faccenda. Andiamo avanti, perché questo è collegato con tante altre cose, con la falsità intrinseca della comunicazione. Tant'è vero, ad esempio, guardiamo questa, è molto carina. Il Candido?
questo è il Candido, c'è una vigneta molto bella. Dice il cavallo di Troia, no, dice l'asino di Troia. Qualsiasi riferimento ovviamente alle ministresse che abbiamo oggi, tutte ministre che contornano il grande Matteo Renzi quando fa le sue chiacchierate col Consiglio. Mi sembra che la rappresentazione di Petrolini, sì, che faceva il Nerone. Cioè, beh, bravissimo! Il Nerone di Petrolini, è la cosa più migliore. Allora guarda che ci vorrebbe, ci aveva visto lungo, vedi che cosa vorremmo avere noi. Ecco, questo qui non scherzava. Allora, prima o poi leggeremo alcune lettere mandate dall'amico Napoleone, il nostro amico, il quale faceva esattamente capire come stavano le cose alle persone che tentennavano, capito? Ecco, noi cercheremo di copiarlo. Guarda che qui le cose sono molteplici, le facciamo vedere. È razzia di cristiani, chi guarda alla Siria. Questo è vero. Ma che ne sai? Cosa ne sai? Certamente, però dai, molto più vero dell'altro. Attacchi ai villaggi dei Caldei, lo Stato Islamico apre un nuovo fronte in Kurdistan. Un sacerdote locale, giovane, martirizzato. Che gli hanno fatto? Impalato, in una verga. Ma noi lo faremo tranquillamente col Papa. Blitz dell'IS in Siria, rapiti 90 cristiani. Che gli hanno fatto? Ce l'hanno coi cristiani, per la miseria. Sì, è certo, è okay. Ma se la prendessero con questi cristiani, se la prendessero con i cristiani rinati, che sono quelli che hanno creato l'odio nei confronti dei cristiani dal mondo islamico, posto che lì ci sia un islamico. Va bene, l'area attaccata, eccolo qui, vedi, vicino alla Turchia, ed è molto vicina alla Siria. E ci sono i porti. E ci sono i petroli. Ci sono i petroli e sono molto vicini alla Siria. Ricordiamocelo bene. Chi vuol fare delle considerazioni, spero che le faccia. Ah sì, qua siamo al 2.0, c'è poco da discutere. Ma se i primi a negare quello che hanno affermato fino a qualche decennio fa sono proprio i preti, in relazione all'anima, allo spirito e alla spiritualità dell'uomo. Su questo dobbiamo dire una cosa. Se fosse stata fatta 30 anni fa avrebbe avuto un senso. Sì. Adesso ce l'ha. L'Italia non può continuare a pagare cifre astronomiche di multe per l'Europa per non aver ancora fatto questa legge. Certo. Però ci serve per chiarire una cosa. L'Associazione Nazionale Magistrati si è lamentata e ha detto ce l'avete con noi. Capito? Allora queste sono, se c'è una riprova che abbiamo a che fare con una magistratura che nel migliore dei casi è composta da bambini, culturalmente bambini, è questo atteggiamento che questi hanno, perché se i bambini, quelli che dicono lui è cattivo, mi ha dato una botta, non mi dà la caramelle, adesso mi vendico, questo. Allora questa magistratura che è assolutamente priva del senso dello Stato, ha una concezione di se stessa esclusivamente... Egocentrismo assoluto. Sì, ma di carattere mafioso. Questi sono autentici mafiosi, vivono se stessi come una casta e quindi la loro funzione è nulla. Insindacabile. È nulla, perché la magistratura deve essere quella che deve far rispettare a tutti i cittadini la legge dello Stato. Invece, come abbiamo visto prima, la denuncia che abbiamo fatto prima, la magistratura ha assolto Renzi, uomo di Stato, proclamato colpevole, proclamato colpevole, dicendo è talmente cretino che non sa nemmeno quello che fa. Renzi, ovviamente, per ringraziare il di essere stato chiamato cretino ha nominato presidente della Corte dei Conti quello che lo ha assolto. Colella, la tua moglie è molto bella. Allora,
andiamo avanti. Beni ecclesiastici, risorsa pastorale. E ti immagini se non si, mettevano in una posizione di difesa. È una risorsa pastorale. Ma siete, vi siete fregati quello che potevate fregare. Quando uno ha detto, ma scusa un minuto, vogliamo spartire. Lo sai? Vogliamo nel bene del popolo, perché loro tutti i giorni vanno dicendo queste cose. La mano cose. Morta annuale... Quant'è? No, dilla. Circa 3 miliardi l'anno. Ecco, allora io gli voglio fare. Di lasciti, di vedove inconsolabili, di rincoglioniti, sì, integrali di corrotti dal parroco. Allora, questi qui alla mano morta gliela farei. Andrei a fare la mano morta a tutte le suore ancora giovani, possibilmente quelle che cantano in televisione. San Gregorio, dai, nuovo dottore della Chiesa. Sarà il 36esimo, il primo proclamato da Papa Francesco, attento, Il 12 aprile in San Pietro la messa per i fedeli di rito armeno. Bisognava contentare pure loro, no? Del centenario del genocidio. Chi sono i santi maestri della dottrina e della rivelazione? Questo ci serve, questo ci serve soprattutto per far constatare ai nostri amici quanto questa Chiesa è falsa, è priva di qualunque valore, integra tutto, anche il contrario di tutto. Settimana teologica Molfetta verso Firenze. Questi qui sono recentissimi. Il cristianesimo è stato codificato da questi teologi in epoca recentissima. Non è che il cristianesimo è una religione che esiste da sempre, è una creazione recente. Questa regolamentazione liturgica, diciamo così. Sì. Ecco. Chiede chi ha paura di Erasmo. Loro hanno paura di Erasmo. Erasmo era veramente fine. È naturale. Fine. Esattamente. Chi ha scritto Elogio della pazzia è temuto da quelli che invece poi ti immagini. Si istigano la pazzia. Sì. L'unico che potrebbe amare Erasmo sarebbe Matteo Renzi. Allora anche oltre che la pazzia, che lui intende dire Erasmo nell'elogio della pazzia, intende dire che elogia tutti coloro che hanno il coraggio di rompere dalla melma, che è quello, e vengono dichiarati pazzi semplicemente perché non stanno alle regole come noi. Esattamente. Allora, con questo io vorrei chiudere per fare una piccola perorazione in relazione a due cose. La prima è questa. In questo importante libro, che è praticamente una tesi di laurea, l'autore scrive tante cose interessanti, tra cui questa che vogliamo leggere. Dice: la rigidità dei palinsesti e le nuove modalità dello spettacolo hanno influenzato l'intero sistema del piccolo schermo. Fino al 1950 non vi fu un interesse per la manipolazione di massa rivolta a formare un'opinione politica. Infatti, le propagande di regime dell'Europa prebellica si basavano su altri parametri che non mettevano tanto l'accento sull'immagine dei leader politici quanto sui loro programmi, in cui era sempre sottolineato il forte carattere nazionalistico e patriottico. In quell'anno negli Stati Uniti invece cominciarono a vedersi i manipolatori di simboli impegnati nella preparazione di campagne elettorali per i candidati al congresso. La novità stava innanzitutto nei canali adottati per la propaganda, che andavano dalla messa in onda di comunicati radiofonici e cortometraggi televisivi ai fumetti propagandistici. Come si può notare, la strutturazione di una campagna politica in tal senso non ha nulla di diverso rispetto ad una commerciale per la vendita di prodotti e dell'immagine aziendale. Infatti, le più grandi agenzie di public relation, che si potrebbero descrivere come agenzie di consulenza che si basano sulle relazioni sociali fra soggetti, atte a divulgare e diffondere l'immagine e le idee di un soggetto,
impresa o personalità politica cominciarono a stringere strette collaborazioni con i partiti politici. Quindi oggi in Italia noi ci ritroviamo sui cascami, sulle ricadute massificate al massimo del lavaggio del cervello, come ha detto questo importantissimo studioso, mentre nel prebellico in Europa e soprattutto nei paesi dove hanno inventato che c'era la dittatura, e non era dittatura, la loro è una dittatura, e sì, la comunicazione si basava soprattutto sulla comunicazione delle esigenze sociali e delle maniere per affrontarle, negli Stati Uniti era già pronto il sistema di lavaggio dei cervelli, come è spiegato qui, che doveva servire appunto per convogliare voti a questo o quello. Questa è la democrazia. Oh, tant'è vero che qui voglio far vedere una cosa che pochi sanno. Durante il primo conflitto mondiale, molti sanno che si andava dicendo che i tedeschi avevano tagliato le mani ai bambini. Quei pochi che lo sanno, soprattutto i giovani, pensano che fossero chiacchiere messe in circolazione così e che girassero nel sottoscala. In realtà era una fortissima operazione propagandistica che diventava libri veri e propri, questo è un libro. Tant'è vero che Churchill disse questa propaganda a noi ci è servita moltissimo, perché l'odio che le popolazioni europee hanno scaricato sui tedeschi nel secondo conflitto erano mondiale, le loro paure, le loro ignoranze, erano il frutto di quello, esattamente come quello era il frutto di questa operazione. Ecco che quando io dico esattamente come i giornali che abbiamo visto adesso, esattamente, e quando io dico che la pubblicità ingannevole è alla base del sistema, e con questo concludo, cari amici, vi faccio vedere un testo che tutti dovrebbero avere a portata di mano, perché spiega l'evoluzione culturale che ha rappresentato l'evoluzione che ha portato poi alla civilizzazione, che è l'evoluzione filogenesi dei diritti fondamentali, come piano piano, diritto dopo diritto, si è arrivati a quelli che in teoria dovrebbero essere i diritti di oggi, che non ci sono, che sono sistematicamente negati. Amore per la nascita dei diritti fondamentali. Questo ad esempio è veramente un testo importantissimo. Guarda, vedi come dice ad esempio circa il cristianesimo. Tutto ciò che di superiore è avvenuto per il tramite del cristianesimo è avvenuto come codificazione di cose elaborate già in precedenza. Sant'Agostino è un, diciamo, emulo e ci vogliono far credere, è nato in quella cultura lì, e ci vogliono far credere che il cristianesimo è un frutto dell'ebraismo. È una cosa pazzesca. Sant'Ambrogio inglobò nell'etica sociale cristiana la dottrina stoica, certo, delle virtù e dei valori morali. Certo, Sant'Agostino, padre della Chiesa, certo, prende posizione nella dottrina del diritto ammantato di stoicismo. Il cristianesimo è neoplatonismo, nel senso della sintesi tra stoicismo, epicureismo e soprattutto pitagorismo. E con questo io chiudo. Ciao a tutti, so long.